53esima attività in giro per le coste italiane. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul nostro cammino il consorzio EcoTire, che ci permette di, con i subacquei nostri, con tutte le persone che si vorranno immergere, con l'accompagnamento della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, di Carabinieri, di tutti quelli che vorranno aiutarci a raccogliere i pneumatici dal fondo del mare e poterli portare con EcoTire al riciclo. Oggi, come dicevo, 53esima attività, credo, quindi siamo arrivati veramente a un numero di chilaggio che qua ve lo dirò preciso dove siamo arrivati. E quindi noi speriamo soltanto che questo possa essere di grande sensibilizzazione affinché chi gestisce anche lungo un canale gli pneumatici, perché devono fare da parabordo, che abbiano almeno l'attenzione alla manutenzione, perché se finisce in acqua, quanto costa uno pneumatico? L'hai pagato? L'hai utilizzato? Hai chiamato i subacquei? Hai chiamato un pontone? Hai chiamato lei che ci sta registrando? E poi sale su un camion. Quindi quanto costa questo pneumatico? Non costerà 20 euro, 30 euro, costerà 100 euro. Non li buttiamo così soldi, i rifiuti non vanno a mare. Allora, io sono Antonella Moretti, delegazione di Mare Vivo Veneto, ringrazio Carmen Di Penta, direttore generale di Mare Vivo, sono molto contenta di essere a Chioggia oggi e di aver creato nel gennaio 2021 la delegazione appunto di Mare Vivo Veneto. La delegazione si impegna a proteggere le acque del Veneto, le coste del Veneto, ma anche i fondali del Veneto. A Chioggia, cioè, molti pensano che noi abbiamo il sabbione nell'Alto Adriatico in Veneto, pensano che il fondale del Veneto sia simile al deserto. Invece a poche miglia fuori da Chioggia abbiamo un habitat straordinario, che sono le tenue, in Veneto significa trattenute, una conformazione rocciosa unica. Con un habitat straordinario, e ringrazio anche il professor Pietro Mescalchin dell'associazione Tenue proprio per il suo lavoro e la cura di questo habitat. Grazie a tutti della collaborazione, grazie a EcoTire, grazie a Chioggia Azzurra. Ciao!